nuovo Call of Duty Black Ops lo abbiamo ovviamente provato. Sì, le immagini che vedete si riferiscono alla versione Xbox 360 e ovviamente disponibile per PC e per PlayStation 3. Siamo negli anni 60, questa è la trama, in piena guerra fredda, le ambientazioni sono quelle classiche del periodo. Ovvero il Vietnam, Cuba, la Russia. La storia si dipana attraverso dei flashback. 61, paia dei porci, che è successo? Ci hanno sterminati. State subendo un interrogatorio e ogni missione è un ricordo che viene rivissuto dal protagonista. La campagna in single player è abbastanza corta, visto che si risolve in meno di 8 ore di gioco. Insomma, potrete finirlo d'un fiato in una sola giornata. Di contro sono poche ore, ma parecchio intense. È vero, i Call of Duty non sono mai stati lunghissimi e infatti puntavano sulla spettacolarità delle situazioni e sulle scene memorabili. Ovviamente scriptate, che anche qui non mancano. Le ambientazioni, in compenso, variano molto e si passa dai conflitti urbani alle incursioni sotto copertura fino alle situazioni più adrenaliniche da prima linea. E non dimentichiamo che ci sono questa volta anche i veicoli che aggiungono un po' di varietà al gameplay. Finito il single player, resta ovviamente, ed è un bel restare, il multiplayer, che è uno dei punti di forza della serie. Ricordiamo che in passato Call of Duty ha scalzato anche Halo dalla lista dei titoli più giocati su Xbox Live. Un multiplayer che in modalità competitiva supporta fino a 18 giocatori online con i classici upgrade di equipaggiamento man mano che si sale di livello. Gli upgrade si acquistano con i punti che possono essere acquisiti attraverso una nuova meccanica basata su scommesse. Ad esempio, uno può scommettere di riuscire, che ne so, ad eseguire un certo numero di kill di fila senza morire. Vincendo la scommessa si guadagnano punti, viceversa si perdono. E questo, lasciami dire, aggiunge una bella dose di divertimento. Ci sono 8 modalità multiplayer competitive e 14 mappe insieme al combat training per esercitarsi con i bot controllati dall'intelligenza artificiale. C'è poi una modalità multiplayer cooperativa online per 4 giocatori chiamata zombie. Che torna dal precedente Call of Duty firmato Treyarch, cioè che a sua volta si ispira alla classica modalità horde di Gears of War. In pratica dovremo affrontare onde di nemici progressivamente più difficili. E infine la modalità theater, per rivedere le scene più emozionanti delle proprie battaglie online, rimontarle e condividerle con i propri amici. Anche questa è una caratteristica presa da un altro titolo, in particolare da Halo. Insomma, nel complesso siamo di fronte al titolo più completo, indubbiamente, della serie Call of Duty. Un gioco intrigante, anche se breve, in modalità single player. Intenso e vario al punto giusto in multiplayer, invece. E quindi, in definitiva, direi assolutamente consigliabile a tutti gli amanti degli sparatutto in prima persona. Con in più la chicca del 3D stereoscopico. A patto di possedere ovviamente uno schermo predisposto e gli appositi occhialini.